Enrico, forse la faccia di una che crede alle favole? Dammi retta. Le cose non sono sempre come sembrano. Qualunque governo, per quanto democratico possa essere, deve effettuare dei controlli. Soprattutto se si tratta della sicurezza del suo presidente. È vero. Non si può cambiare argomento adesso. Va bene. Marina, aspetta. Mi dispiace davvero se ti ho offeso quel giorno che ci siamo incontrati all'ospedale di Porto Selvaggio. Però cerca di capire, per favore. Allora ero tremendamente preoccupato per il vile attentato di cui era stato vittima mio padre. Quando ti ho vista, mi sono ricordato dell'articolo che avevi scritto. Ti confesso che ero furente. Però ti giuro su ciò che mi è più sacro, che io non ho mai avuto alcuna intenzione né di offenderti né di insultarti. È stato solo uno sfogo di rabbia. In fondo, mio padre sarebbe potuto morire. Tu mi comprendi, vero? No, oggi non andrò al... Ciao, mamma. Come stai? Bene, amore, e tu? Hai visto chi è venuto a trovarci? Non è una bella sorpresa? Sì, è un vero piacere. Dov'è tuo padre? In questo momento papà è nel suo studio, insieme alla signora Rossella con te. Se tuo padre, come dici tu, è nel suo studio a parlare con Rossella, non capisco perché tu debba fare tanto il misterioso. No, non c'è nessun mistero, mamma. Papà ha semplicemente invitato le Contrevi qui a palazzo perché voleva parlare con Rossella. Ed Eleonora e Marina l'hanno accompagnata. Come sta, signora Margot? Benissimo, come sempre d'altronde. E come procede il tuo nuovo lavoro di giornalista? Molto bene, finora. Ho lo sguardo sempre attento agli avvenimenti del paese. Signore, perché adesso non beviamo qualcosa di fresco? Che so, una vodka con limone o una coppa di champagne? Questa è la nipote di Eugenio. Altezzosa e superba come lui. La figlia di chissà quale ubriacone drogato. No. Eugenio non lo dovrà mai sapere. Per nessuna ragione al mondo. Mi fa piacere che ci sia anche tu, Margherita. Devo farvi un annuncio molto importante. Ho appena affidato a Rossella un incarico alquanto delicato nell'ambito della Settimana della Patria e, siccome è un po' tardi, l'ho invitata a cenare nell'intimità della nostra famiglia. Qualcosa in contrario? Allora, che ne dici, Margherita? Non possiamo essere così scortesi da non invitarla a cenare con noi, naturalmente insieme alle sue incantevoli figliole. Dunque, era questo il motivo della tua conversazione. Sarà lei la tua nuova assistente per celebrare la Settimana della Patria. Peccato che io non abbia potuto contare su di lei per la Fondazione Mercadante. Mamma, mi devi scusare, ma io purtroppo non posso rimanere. Ho un appuntamento. Ad ogni modo, la ringrazio lo stesso, signor Presidente. Marina, non sapevo niente di questo impegno. Speravo che tu potessi cenare con noi. E con chi hai questo impegno? Con Lorenzo? Sì, sì, proprio con lui. E adesso non posso più disdirlo. Non è un problema, Marina. Vorrà dire che inviteremo anche il tuo pretendente. Del resto è un grande amico di famiglia, no? Erika? Dica, signore. Guarda che ci sono alcuni cambiamenti per stasera, mi raccomando. Non ti puoi lamentare, sorellina, invitano pure Lorenzo. La signora e le signorine Contrevi ci faranno compagnia a cena. Desidero che il cuoco prepari qualcosa di molto speciale. Avverti Elvira. E tu, Enrico, vai a cercare il tuo amico Lorenzo. Digli che a palazzo c'è qualcuno che gli farà piacere vedere. Signor Presidente, il pranzo è servito. Bene. Accomodatevi pure. Prego. Dopo di voi. Grazie. Vieni. No, un momento. Spero che non vorrai credere che la tua presenza in casa mia stasera mi sia gradita. E allora perché mi hai invitato? Andiamo, Lorenzo, non recitare la parte dell'innocente con me. Hm? Tu stesso mi avevi assicurato che Marina ormai non ti interessava. Ti sei preso gioco di me. Ma di che cosa stai parlando? Semplice. Quando Marina è arrivata, ha detto che stasera aveva un importante appuntamento con te. E per questo sono stato costretto a invitarti. Ah sì, molto bene, Enrico. Se ci tieni tanto, posso anche andarmene subito.
Ma ti prego di credermi, io non avevo alcun appuntamento importante con Marina. E poi tu sei stato testimone del modo in cui lei mi ha insultato. No, io non voglio entrarci, non mi interessa. Tu sei libero di andartene quando ti pare. Ma questo è quello che... Ho capito, d'accordo, d'accordo, me ne vado. Allora, ragazzi. Ehi, come cavalieri lasciate molto a desiderare. Com'è possibile che facciate aspettare delle signore tanto belle, eh? Su, andiamo, Lorenzo. Andiamo. Non avere paura, Marina, sono soltanto dei tuoni. No, Eleonora non è stato il tuono. Marina sembra essere una ragazza molto sensibile alle manifestazioni della forza della natura. Sì, certo, anche alle manifestazioni soprannaturali. Mia sorella a volte ha dei presentimenti talmente... Perché adesso non facciamo un bel brindisi? Sì. Facciamo un brindisi. Avanti, smetti. A questa serata così importante e speciale per tutta la famiglia Mercadante. Una serata che abbiamo l'onore di dividere con signore tanto rispettabili e affascinanti, degne ambasciatrici dell'incanto della nostra isola. Leviamo i nostri calici anche all'amicizia, perché stasera qui noi stiamo gettando le fondamenta di una fedele amicizia che nel tempo ci darà frutti di comprensione, di grande solidarietà e di valori sempre eterni. E perché no, Rossella? Di libertà, di benessere economico, soprattutto per lei. E questo è il mio augurio per noi tutti. Prendiamo. Salute. Salute, salute, salute. Che succede? Mamma, tutto bene? È andata via la luce. Insomma, che è successo? Vittorio, allora? Non lo so, signore. Ecco, io signor lo sapevo. Signor Presidente, sta bene? Sto benissimo, piuttosto perché siamo rimasti senza luce? Sembra che sia caduto un fulmine sulla centrale elettrica, Presidente, ma stiamo cercando di... Sì, ma non possiamo rimanere al buio tutta la sera. È una cosa che non tollero. Voglio la luce subito, adesso. Mi sono spiegato? Perfettamente. No, aspetta, dalla me. Mamma. Era questo il tuo presentimento? Quest'anno è un anno speciale e la settimana della patria rappresenterà fedelmente il periodo di prosperità dell'isola. Dovrà essere spettacolare, unica, perché non abbiamo mai vissuto meglio. A proposito di benessere, come sta ora Roberto, Rossella? Perché se oggi a Città di Caraibi c'è qualcuno che è informato sulla sua salute, quella è lei. Alla fine si è rivelata anche una preziosa infermiera. Non direi proprio un'infermiera. Ho saputo che il dottor Castelli non solo è fuori pericolo, ma si sta anche riprendendo molto rapidamente. Se il ministro non è più in pericolo, lo deve a mia sorella Marina, che gli ha donato il sangue. Un sangue raro, molto difficile da trovare. Beh, è solo una fortunata coincidenza. Che nobile gesto. E che coincidenza. È stata veramente una cena meravigliosa, signor Presidente. E la nota di colore l'ha aggiunta, il blackout. Però immagino che sarete stanchi e vorrete riposare, vero? E dove andiamo a dormire, mamma? Come facciamo a trovare un albergo in mezzo a questa tempesta? Signora Contrevi, non faccia complimenti. Se ha bisogno di un passaggio, la mia macchina è a sua completa disposizione. Non sapete dove andare stanotte? Veramente pensavamo di tornare a Canal Grande. No, neanche a parlarne. Non posso permettere che tre donne sole se ne vadano in giro in balia della tempesta. Sì, mio marito ha ragione. Vittorio, telefoni a casa Yanez e avverta Valeria che mandi il suo autista a prenderlo. Non è il caso, signora Margot. Ma perché volete complicare le cose quando in questa casa ci sono tante camere? Elvira, fa preparare le stanze per le nostre invitate. Questa notte saranno le mie ospiti d'onore. Ma, signor Presidente, la prego... Il problema è ormai risolto, signora. Comprensi. Intanto, perché non andiamo a berci un bicchierino nel salone? Thank you.
E mi fa molto male essere trattato da te con tutta questa freddezza e indifferenza. Spero di non disturbare la vostra animata conversazione. Posso sapere anch'io di che cosa parlavate? Oh, scambiavamo solo due chiacchiere. Era solo lui che parlava e fortunatamente ha già finito. Io vado, Enrico. Ti ringrazio per la cena. E spero di non aver parlato troppo. Aspetta, non vuoi un altro bicchierino? No, sarà meglio che ora me ne vada. Ci vediamo presto. Certo che si comporta in modo strano il nostro amico Lorenzo. È andato via così improvvisamente. Non hai notato anche tu, Marina? Che non ha neanche accettato un bicchierino. E tu non credi che si sia comportato così perché si è sentito a disagio per la tua presenza? No. Io credo che si sia innervosito per questo terribile temporale che c'è stato. Può anche darsi che fosse preoccupato per la sua casa. E poi non ci dimentichiamo che Lorenzo è un ragazzo che tiene molto ad essere puntuale sul lavoro. E la mattina si sveglia presto. Basta così, Eleonora. Non capisco perché dobbiamo dare tante spiegazioni. E comunque il comportamento di Lorenzo è una cosa che non mi interessa. Voi sapete che io sono molto amico di Lorenzo. E conosco abbastanza bene le sue reazioni. Lui è un tipo debole di carattere. L'ho sempre dimostrato nei suoi atteggiamenti. Ma la cosa peggiore è che c'è ambiguità nel suo comportamento. Dice una cosa e finisce sempre col fare il contrario. Però io lo accetto così com'è perché per me è un buon amico. Ci sono abituato a certe cose, tipiche della sua personalità. Senti, facciamola finita. Il fatto che io sia arrabbiata con lui non ti dà il diritto di parlarne male in sua assenza. Comunque sono affari che non ti riguardano. E inoltre stai parlando male di un tuo amico che si è appena allontanato. Bene, ragazze, la stanza degli ospiti è pronta, se vogliamo andare a riposare. Sì, certo, andiamo. Col tuo permesso, Enrico, buonanotte. Sì, certo, prego. Buonanotte. Buonanotte. Scusa, Marina, perché non vuoi che ti accompagni? Perché no, Enrico? Perché quello che devo fare è una cosa molto personale. E poi tu, perché non ti fai gli affari tuoi? Io non mi sono mai interessata di quello che fai e non voglio che tu ti interessi dei fatti miei. Eleonora, io vado. Come vuoi tu. Ciao. Senti, Marina. Marina, aspetta. Ho l'impressione di non esserle molto simpatica. Senti, Enrico, avrei bisogno di chiederti un favore. Naturalmente, se puoi farmelo. Sentiamo. Che favore? Se posso. Ecco, si tratta di una piccolissima cortesia. Vorrei che tu mi accompagnassi a casa di Lorenzo perché vorrei incontrarmi con lui. Ah, soltanto questo. Certo che ti accompagno. Con molto piacere ti accompagno. Arrivo. Eleonora, amore mio, tesoro. Che sorprese. Ciao, Renato, come stai? Bene, come mai vi siete fermati qui? E per fermati qui, intendi sulla porta? Ah, è vero, scusate, accomodatevi. È che è stata una tale sorpresa vederti qui, incontrarti a Città dei Caraibi, e poi a casa mia. Tu non puoi neanche immaginare quanto mi sei mancata, amore. Non dirlo a me, Renato. Ti ho pensato giorno e notte. Ora sono qui. Senti, raccontami come stanno gli altri. Come va il tuo gruppo? Ah, va forte, grazie. Bene, sono contenta. Tra un po' abbiamo le prove a casa di Giuliano perché daremo una serie di concerti per la settimana della patria. Saremo molto impegnati. Davvero? Che bello, Renato. Allora sarete pieni di lavoro? Abbastanza. Sono felice. Ma dai, stavamo così bene. Vieni, cara, ora non te lo posso spiegare. Dai, spiegati. Così. Che cosa? Sorpresa. Veramente neanch'io mi aspettavo di rivederla qui. Credevo che fosse rimasta con la sua famiglia a Canal Grande. Invece no. Nel frattempo sono successe molte cose. È vero. Lei, Marina e sua madre hanno deciso di tornare a Città dei Caraibi.
Ieri le abbiamo invitate a cena e oggi sono ospiti del presidente. Siete arrivati proprio mentre stavo uscendo per andare alle prove. Perché tu non vieni con me? Così possiamo parlare ancora un po'. Enrico, non ti dispiace se vado insieme a Renato alle prove, vero? Assolutamente, vai pure, Eleonora. Io ti ho accompagnato per venire a salutare Renato. Vorrà dire che rimarrò qui a tenere compagnia a Chiara e Lorenzo. Naturalmente se la mia compagnia non dà fastidio. Io vi conosco fin troppo bene. Lo so che vi proteggete a vicenda. È per questo che mi ha lasciato ieri sera, vero? Aspetta un momento, Chiara. Io non voglio essere coinvolto nella vostra storia. Certo. Non so neanche di cosa stai parlando. Capisco. Enrico, dice la verità, Chiara. Non c'è niente da nascondere, non c'è stato assolutamente niente di programmato. Lui ieri mi ha invitato a cena a casa sua e io ci sono andato. Senti, se ti stai arrabbiando perché le sorelle Contrevi ieri sono state a casa mia, permettimi di dirti che non è il caso. Sono arrivate all'improvviso mentre io e Lorenzo stavamo già cenando. Chiara, ma ti pare che io stia lì a organizzare appuntamenti galanti per Lorenzo? Soprattutto sapendo che è il tuo ragazzo. Hm? E poi, non è da ieri che Lorenzo frequenta la mia casa. Enrico, è la verità quella che mi stai dicendo? Non vedo per quale motivo dovrei mentirti. Pensaci. Credo che non avrebbe alcun senso, no? Bene. Ora vi lascio soli, così continuate il discorso. Grazie. Forse ti renderai conto, Lorenzo, che a volte riesco anche ad essere un vero amico. Ti ho sempre soccorso quando hai avuto l'acqua alla gola. E spero che saprai essermene grato. Certo. Ti ringrazio molto, Enrico. Ci vediamo presto. Ciao, Chiara. Ciao, Lorenzo.